Pubblico magnifico sia dall'una che dall'altra parte, Perugia e Ternana hanno impattato un derby condizionato sul piano tecnico-tattico da una incapacità delle due formazioni di concludere a rete. Un derby dai volti diversi, nel primo tempo veloce, giocato su ritmi promettenti ma con poche emozioni. Una ripresa che ha vissuto il suo momento eccitante al primo minuto, quando un rigore concesso a Fermanelli è stato calciato fuori dal capitano del Perugia. Se fosse stato realizzato, probabilmente la partita avrebbe cambiato completamente volto. La Ternana non sarebbe rimasta a controllare la propria metà campo, costretta a rimontare, e il Perugia avrebbe avuto più spazi di manovra. Su questo episodio del rigore fallito si è poi sviluppata psicologicamente una partita bruttina, senza momenti esaltanti, con il timore nel passare dei minuti di una sconfitta che avrebbe avuto un sapore amaro per entrambe. Se alla Ternana va dato atto che ha giocato come doveva, accorta in copertura, veloce nella controffensiva, in questo seppur nel suo soltanto per 45 minuti, al Perugia è mancato l'inserimento dei centrocampisti negli scambi brevi al limite dell'area. Insomma, quel procedere con testardaggine per linee verticali centrali senza mai cercare le fasce laterali non poteva certo produrre un risultato diverso. È proprio vero che alla fine la palma dei più bravi spetta all'arbitro Rocchi di Roma, che non ha fallito un intervento, e alle due tifoserie, affrontatisi composte ma piene di cuore e d'amore per le loro squadre. Ecco, di questo derby finirà la storia proprio quello che non ci si attendeva: la correttezza e la sportività dei tifosi.